Ciao a tutti, in questo video vi porto all'hotel The Bee di Akasaka Mitsuke. Prendete l'uscita 10, salite, non andate da questa parte dove c'è la grande strada, ma andate di là dove c'è la piccola stradina in cui ci sono vari ristorantini, varie cose da fare, da vedere, un po' di tutto. Adesso vi faccio vedere bene tutto quanto. Praticamente arrivate qui, qui troverete un pachinko, un po' di cose. Insomma, uscita 10 a Akasaka Mitsuke della Tokyo Metro, uscite, venite qui da questa parte. È veramente molto facile arrivare all'hotel The Bee e qui intorno si trovano anche diverse cose. Già ve l'ho fatto vedere in qualche video, ma comunque è importante questo video perché vi fa capire un po' cosa trovate qui intorno. Intanto qui Bear Hug, ottima catena per farsi un massaggio, veramente bello. Laggiù c'è Hooters, lì sopra, per chi magari vuole vedere questa catena un po' particolare di pub americani, un po' così strani, insomma non è strano, diciamo un po' così. Qua c'è un ottimo Oreno French, Oreno Italian, che è tipo una un posto dove si mangia ottimo cibo, vedete? Praticamente è ottimo cibo italiano, francese, così, ad un prezzo eccezionale. Ma adesso vi faccio vedere anche altre cose, perché chiaramente immagino che non vogliate venire in Giappone a mangiare magari italiano o francese. Quindi andate, vedete da questa parte, sono praticamente venuto nella prima stradina qui a destra e in un attimo vi troverete all'hotel The Bee di Akasaka Mitsuke. Tanto qua un ristorante di curry, un immancabile combini, qua una farmacia o parafarmacia. Giriamo di qua ed eccoci qua all'hotel The Bee. Piccolo hotel ma con ottimo rapporto qualità prezzo. Trovate poi sul mio sito varie informazioni a riguardo, con un po' tutto. Vedete, adesso vi faccio vedere un po' queste due foto così al volo, però insomma è una struttura che si presenta molto molto bene. Poi quando voi uscite dall'hotel ovviamente avete capito benissimo che qua dietro c'è la metropolitana, poi uscite e Akasaka e Akasaka Mitsuke, che sono due posti veramente fenomenali per uscire e farsi dei giretti proprio assaporando il vero Giappone. Perché come ho detto in altri video, qua diciamo che non è stato tutto trasformato già in stile occidentale, nel senso che magari ci sono delle zone di Tokyo tipo Asakusa e un po' Shibuya, Shinjuku, così, che insomma a forza di turisti, non ce ne sono tantissimi, però insomma si sono abbastanza trasformate. Non ce ne sono tantissimi, in realtà ce ne sono tanti. Comunque invece qua ad Akasaka e ad Akasaka Mitsuke, che ci sono tutte queste stradine, vedete anche qua dietro, vi faccio un attimo vedere, tutte queste stradine ricche di ristorantini di vario tipo, in cui veramente si riversano tutti gli impiegati la sera e animano queste strade, vedete anche qua, animano queste strade, dicevo, e diventa tutto molto molto bello e particolare. Poi chiaramente izakaya, vari posti, poi voi non abbiate paura a entrare, chiedere, perché a parte che i prezzi, vedete, beh questo insomma ha dei prezzacci. Qua c'è della pasta ovviamente, prezzacci nel senso veramente costa, vedete, pochissimo, neanche 5 euro, 4 euro qua si mangia a pranzo, e la sera insomma ci sono posti dove si mangia con poco di più. Poi il bello qua è che c'è un'altissima concentrazione di ristorantini e di varie cose, e quindi anche girando proprio in 5 minuti l'intorno all'hotel, poi intorno al The Bee, è veramente veramente interessante insomma. Poi chiaro, adesso è mattina, quindi non è che capite la vera atmosfera che si respira la sera, ma il bello poi di questo hotel è che con la metro da qua in 10 minuti esatti si arriva a Shinjuku, in poco di più si arriva in tutte le zone di Tokyo praticamente, e quindi è veramente 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 bello. Insomma Akasaka è un bel posto per venire a dormire, anche perché appunto
come vi dicevo, gli hotel hanno un buon rapporto qualità-prezzo, ma tutti quanti, questo ristorante cinese, ma tanto per farvi vedere qualcosa, poi chiaramente voi guardate sempre in su in Giappone, anche lì all'angolo, vi porto fino lì, poi vi darò il saluto finale da lì. Anche lì all'angolo ci sono ottime proposte, vari ristoranti. Ero stato a mangiare yakitori qua dietro diversi anni fa, sarà stati un po' di anni fa comunque, tipo 8 anni fa così. Comunque insomma vi faccio vedere, beh, a parte un po' di bar, caffettini, insomma capite che è un bel quartierino per stare. Vedete qua, carne alla griglia, varie cose, carne, ci sono degli izakaya. Insomma, vi ho fatto vedere un po' tutto. Come arrivare all'Hotel De B? Cosa si trova intorno all'Hotel De B? È un po' di quartiere di Akasaka. Guardate anche qua ramen. Anche di sopra ci sono altre stanze per mangiare. Lì un altro ristorante con vari piatti, sempre in stile tipo ramen, eccetera, così. Ovviamente non mancano ristoranti anche in stile occidentale, per chi apprezzasse di più la cucina occidentale rispetto a quella orientale. Qui c'è un ottimo goemon pasta con... questo è un misto, l'ho detto anche per caso, mi è venuto. Il misto per chi vuole la cucina occidentale con i sapori più orientali, perché goemon pasta fa appunto dei sapori abbastanza particolarini. Laggiù c'è Coco Curry, catena di ottimo curry rice, poi potete andare di qua, esplorare di qua e di là, e insomma poi guardate che palazzoni. E dopo ovviamente, come faccio vedere sempre, ci sono tutte queste mappette che vi indicano i palazzi, cosa c'è all'interno, vedete veramente un'infinità di ristoranti. Direi che Akasaka è veramente un ottimo posto per venire a dormire. L'Hotel De B, se andate sul mio sito www.marcotani.it ci sono alcune informazioni al riguardo, con anche diverse offerte, varie cose che vi metto, i link e tutto. Direi che per questo video è tutto. Hotel De B, come arrivare, cosa vedere nelle vicinanze, venite a visitare il mio sito www.marcotani.it. Al prossimo video dal Giappone, ciao ciao!